Attenzione! Questo video contiene dosi di anticipazioni e spoiler spaventose. Giocatevi i primi due Crysis se volete assaporarne la trama. Riassunto comprendente anche i fumetti con storia inedita mai raccontata. Iniziamo ad immergerci nel mondo di Crysis. Corre l'anno 2020, nelle isole Lingshan, a sud della Cina, un team di archeologi civili americani fa una scoperta straordinaria. Intervengono subito le forze nordcoreane guidate dal generale Ri Chang-kyong per sequestrare gli scienziati. A loro volta, gli americani assemblano il Raptor Team, un gruppo specializzato nell'estrazione degli archeologi, dotati di un'arma incredibile, la nanotuta, un esoscheletro con potenziamenti e poteri inimmaginabili per l'uomo, prodotta dalla Crynet System e Hargreave Rush. Ma la verità, quello che c'è sotto, è molto di più di quello che si può pensare. Lo scopriremo grazie a questo dettagliato video riassunto in 25 minuti. Benvenuti in Crysis! Dopo un lungo addestramento, il Raptor Team ha il compito di localizzare e prelevare gli scienziati. Questa Delta Force di soldati in nanotuta è composta da Psycho, Jester, Aztec, il comandante Prophet e Nomad, il protagonista, tutti con nome in codice. Dal Raptor Team è stato escluso per condotta un certo O'Neill, un soldato che rivedremo nell'espansione di Crysis, Warhead. Nella notte del 7 agosto 2020 la squadra si paracaduta sull'isola, ma un oggetto non identificato si schianta su Nomad, impedendogli di aprire il paracadute. Ciononostante, riesce ad arrivare sano e salvo a riva. Ma la sfortuna non termina qui. Aztec rimane impigliato su di un albero, sul quale viene ucciso da un'entità sconosciuta. Scoperta la posizione degli archeologi e anche la loro vecchia nave, stranamente incagliata su una collina e congelata, il team si confronta con una sorta di macchinario extraterrestre, che rapisce ed uccide Jester. Mentre Psycho riesce a salvare un membro della CIA infiltrato sull'isola, Nomad assiste al rapimento di Prophet, da parte di quelli che sembrano proprio extraterrestri. Nomad riesce comunque a raggiungere l'archeologo Rosenthal che, obbligato dal generale coreano, risveglia un macchinario alieno morendo nel tentativo. La figlia di questo pare collaborare forzatamente alle operazioni nordcoreane. Nel frattempo le forze statunitensi invadono l'isola. Psycho inizia l'operazione Warhead ed il protagonista cerca di salvare la figlia di Rosenthal, ma viene catturato. Il generale Kyong vuole sfruttare l'energia della base aliena per scopi militari, ma l'apertura del varco causa il crollo della montagna. Kyong muore, la figlia di Rosenthal riesce a fuggire, grazie all'aiuto di Nomad, il quale però è costretto a varcare la soglia ed attraversare l'enorme astronave aliena. Qui fa conoscenza di questi esseri simili a calamari e polipi, quelli che conosceremo come cefalopodi. Vivono nel freddo e a gravità zero, si spostano sulla Terra tramite esoscheletri. Nomad riesce a registrare e raccogliere dati di quella che sembra una forza di invasione. Infatti, il protagonista viene espulso dalla nave solo quando inizia l'invasione ed il congelamento di parte dell'isola. Prophet, ritenuto morto, irrompe e salva Nomad da alcuni alieni. Porta con sé un'arma di tecnologia ibrida terrestre ed aliena. La sua tuta, però, pare danneggiata. Nomad riesce a scortarlo al sicuro, ma un enorme esoscheletro alieno cerca di interrompere la fuga dei due. Il maggiore Strickland, a capo della forza di invasione dell'isola, si sacrifica per permettere loro la fuga. Ma prima di parlare del finale del primo Crysis, facciamo un piccolo salto indietro per raccontare anche la storia di Psycho. Warhead, l'espansione del primo Crysis, narra le vicende di Psycho, dall'inizio della guerra tra americani e coreani, dopo il rapimento di Prophet. Il sergente britannico Sykes, o Psycho, si è unito ad un reggimento dei Marines, impegnato nella battaglia con il colonnello Lee, un carismatico leader dei nordcoreani. La squadra però viene sopraffatta e rimane bloccata vicino al velivolo di trasporto. Tutto sta nelle mani di Psycho nel riuscire a portare in salvo i suoi compagni. Il destino vuole che il protagonista si imbatta in un carico coreano prezioso. Il centro di comando J-Soc la definisce una testata nucleare sperimentale e incarica Psycho nel seguirla, bloccarla e farla passare sotto il comando americano. Anche una parte dell'esercito fornisce supporto. Tra questi vi è il pilota O'Neill, del quale vi ho accennato prima, un ex candidato membro del Raptor Team scartato a causa di una reazione sbagliata durante l'addestramento. Questo cade in territorio nemico, ma viene prontamente salvato da Psycho, con il quale inizia la caccia alla testata nucleare. Il comando J-Soc non desidera interferenze e consiglia al pilota di abbandonare la delicata operazione. Riluttante, O'Neill abbandona Psycho e la sua possibilità di riscattarsi. Nel frattempo la testata viene caricata su di un sottomarino, nel quale riesce ad infiltrarsi anche il protagonista. Stordito da quella che pare essere un'entità sconosciuta, Psycho si risveglia legato e alla merce del colonnello Lee,
il quale inizia una tortura pensata appositamente per chi utilizza nanotute, dato che anche i coreani stavano sperimentando quella tecnologia. Dopo una breve interrogazione, Lee ordina di giustiziarlo, andandosene. Ma proprio prima dell'esecuzione, l'ondata di gelo aliena ghiaccia i coreani, consentendo a Psycho di proteggersi dal freddo appena in tempo. Dopo alcune ore si risveglia in quel paradiso perduto, ed inizia nuovamente l'inseguimento del carico alieno, che è stato spostato da truppe coreane in nanotuta. Tra ghiacci, coreani e alieni furiosi, Psycho raggiunge una squadra di americani in nanotuta, che lo portano ad una stazione ferroviaria dove i coreani stanno caricando la testata per deportarla dall'isola. Quella che sembrava essere una testata atomica si rivela un congegno alieno altamente pericoloso. Una fonte di energia e campione utilissimo per la ricerca bellica di entrambe le fazioni. Dopo una strenua difesa del treno, anche grazie al supporto di O'Neill, Psycho sta per recuperare il carico, assieme ad ingegneri americani, che si scoprono però catturati dai coreani e in mano al colonnello Lee stesso, che, tramite uno stratagemma malvagio, consente all'eroe sì di salvare ingegnere, ma di perdere il controllo del carico, che viene trasportato ad un vicino aeroporto tramite un elicottero. Psycho cerca comunque di salvare l'ostaggio e di recuperare il carico alieno, ma fallisce in entrambi i compiti. In queste cutscenes, le più lunghe in game realizzate in qualsiasi Crysis, si vede come il team si è impegnato nell'avvicinare l'esperienza videoludica a quella cinematografica, inserendo una notevole dose di carisma e di emozioni, assente sia nelle cinematiche del primo Crysis, sia in quelle del suo seguito. Stato dai recenti fatti, a Psycho viene affidato un'ultima missione dal J-Soc, il quale oramai ha fatto evacuare tutta l'isola, recuperare l'artefatto alieno nell'aeroporto. Ma ciò non è facile, perché enormi astronavi aliene, sciami di esoscheletri e droni, infestano l'area. Solo grazie ad un prototipo di arma laser americana trovata in dei reliti di un C-130, il nostro eroe riesce a sconfiggere le minacce nelle vicinanze, riuscendo persino a liberare l'area per l'atterraggio di O'Neill e del suo VTOL, per portare finalmente via il carico alieno. Sembrava un epilogo felice, ma ecco che Psycho avverte qualcosa e inizia l'occultamento, per poter vedere poi il colonnello Lee e due suoi scagnozzi prendere nuovamente il controllo dell'oggetto conteso. Ma, con un nuovo colpo di scena, si scopre che il sergente Sykes ha già messo a terra i coreani in nanotuta ed è pronto per affrontare direttamente il colonnello. Dopo un duello a suon di sgambetti, Psycho la meglio e riesce a lasciare in pasto agli alieni il colonnello coreano, fuggendo con O'Neill l'artefatto verso la portaerei Constitution, dove è diretto anche Nomad. Passando al finale vero e proprio di Crysis, i tre superstiti del Team Raptor e dell'Elena Rosenthal fanno conoscenza del colonnello Morrison, il quale ha intenzione di premiare Nomad per i dati forniti e di terminare la faccenda il prima possibile con una bomba nucleare. In armeria Prophet impazzisce, si fa modificare la tuta e torna sull'isola, non fornendo alcuna spiegazione. Anche la tuta di Nomad viene modificata per far sì che ad una determinata frequenza gli alieni subiscano danni. Con l'esplosione atomica gli alieni si fortificano, come previsto da Elena Rosenthal. Così inizia la vera e propria offensiva e la flotta americana viene subito attaccata e quasi annientata. Mentre Nomad cerca di riparare il guasto al reattore nucleare della nave a distruggere gli alieni sul ponte, Elena Rosenthal e Psycho trovano un VTOL e restano pronti a salvare ed aiutare il protagonista. Durante l'azione, il colonnello Morrison muore. Nello scontro finale con un esoscheletro gigante, Nomad utilizza il cannone atomico sperimentale TAC per annientarlo, quindi riesce a fuggire sul VTOL.
un'enorme esplosione, le due navi affondano nel mare, mentre i tre sopravvissuti ricevono una comunicazione dall'isola. Prophet è vivo e gli ha mandato la sua posizione. Un finale con molta suspense e dalle grandi aspettative. Vi consiglio 5 minuti di pausa dopo così tante informazioni di prepararvi al peggio perché la trama di Crisis si sta per complicare ancora di più. Mega riassunto dei 6 fumetti mai raccontati in gioco. Prophet combatte sull'isola con gli alieni, la nanotuta è una seconda pelle per lui. Arriva il VTOL di Nomad ma viene abbattuto. Per fortuna sono tutti salvi. Prophet spiega agli altri come Jacob Hargrave, cofondatore di Crynet, lo abbia salvato dalla prigionia per consentirgli di dirigere la squadra Raptor in una missione di testing delle nanotute e di ricerca di dati alieni. Nomad è decisamente contrariato da ciò. Hargrave stesso gli avvisa di un vascello nelle vicinanze, ma nel frattempo fazioni militari private discutono su di un rapimento dei 4. La squadra si dirige attraverso la nave aliena per prendere una scorciatoia, ma vengono costretti ad attraversare un portale dimensionale che li catapulta su una luna di Giove. Il mistero sul fatto permane. Nomad chiede dettagli su come Prophet è riuscito a sopravvivere. E gli racconta che la tecnologia delle nanotute è stata rubata dai Zeph, e gli alieni hanno tentato un collegamento con loro quando hanno dilaniato Aztec e Jester. Trovano un nordcoreano sopravvissuto che spiega come le nanotute iniziavano ad avere effetti collaterali anche su di loro. La squadra torna indietro dal portale nel tempo, circa 18 ore prima. Riesce quindi a raggiungere l'estrazione che si rivela una trappola. Helena viene uccisa, Nomad rimane gravemente ferito e tutti vengono catturati. Il comandante della CIA, Norman West, rivela che questa è stata una punizione per Prophet, ricattandolo quindi con la vita di Nomad in cambio della posizione del bunker di Hargrave. In quell'istante esplode la bomba atomica di Morrison. Prophet e Psycho si liberano, ma Nomad si sacrifica per lasciarli scappare. Questi si dirigono da Hargrave per trovare rifugio. Bel casino, eh? Ci avete capito qualcosa? Io personalmente poco, ed è quella storia bruttissima che sta alla base di Crisis 2. Start spreading the news. I'm leaving today. 3 anni dopo gli avvenimenti del primo Crisis, gli alieni hanno iniziato un attacco batteriologico su New York. Mentre gli scontri civili continuano e Nathan Gould, un dottore di rilievo sulla vicenda, addita la Crynet del disastro, una squadra di marine cerca di salvarlo prima che le truppe SEL, l'agenzia militare privata della Crynet, metta a tacere il dottore stesso. Alcatraz è il marine protagonista del gioco, diretto verso la Grande Mela tramite un sottomarino. Nel mentre del viaggio, una navicella aliena attacca la squadra, uccidendone la maggior parte e costringendoli ad approdare sulla costa. Prophet soccorre i sopravvissuti, salva Alcatraz dalla morte certa donandogli la nanotuta 2.0. Quando il protagonista si risveglia, scopre di essere all'interno del sofisticatissimo esoscheletro, che pare dotato di un'unità di memoria. Attraverso un flashback scopre come Prophet, ora un cadavere, si sia suicidato a causa della contaminazione al virus alieno. Gould, che era in contatto con Prophet, organizza con l'ignaro Alcatraz un incontro nel suo appartamento per parlare del virus. Il comandante Lockhart, nel frattempo, assieme alla figlia del colonnello Strickland, Tara, stanno mobilitando le forze SEL per catturare Prophet, ritenuto colui che ha portato l'infezione aliena a New York. Alcatraz raccoglie alcuni campioni alieni lungo il tragitto e la tuta inizia a elaborare una sorta di vaccino contro gli agenti patogeni. Giunto all'appartamento di Gould, tra insidie e pericoli, i due scoprono come la nanotuta stia rispondendo automaticamente a minacce superiori e di come sia stata progettata per divenire praticamente un essere immortale. Dopo aver scoperto con terrore e sgomento che Prophet è morto, il dottore suggerisce un accertamento alla culla, il dispositivo di modifica nanotute tenuto in centro a New York dalle truppe SEL. Analizzando la tuta si scopre che Alcatraz è un cadavere che cammina. Le funzioni vitali sono minime, alimentate solo dalla nanotuta. Una simbiosi tra due entità. Lockhart irrompe sulla scena, arrestando sia il dottore che Alcatraz. Durante il trasporto dei prigionieri, un grosso macchinario alieno abbatte l'elicottero e Alcatraz viene. Al risveglio, Jacob Hargrave in persona lo contatta, guidando il marine verso il sabotaggio di alcuni alveari alieni, mentre l'integrazione delle spore e virus CHEF è sempre più vicina grazie alla tuta. Alcatraz si dirige verso un elicottero di estrazione SEL, ma la città viene inondata secondo il piano della marina militare statunitense. Il protagonista viene intimato da Hargrave di raggiungere i laboratori Crynet per analizzare il vaccino in creazione dalla nanotuta.
ma il combattimento viene interrotto da un esoscheletro alieno che inonda la struttura. Alcatraz si trova costretto ad aiutare l'evacuazione militare della città da parte del colonnello Barclay. Buona parte dell'operazione riesce, ma proprio quando la situazione sembra disperata, Hargreaves comunica di seguire attentamente le sue istruzioni per liberare la prima dose di vaccino anti-alieni. Tramite un macchinario generaspore, il protagonista salva buona parte dei Marines. Subito dopo, Hargreaves rivela la posizione del suo bunker, a Roosevelt Island. Alcatraz si dirige proprio in mezzo alle forze ribelli di Lockhart, dove riesce a ucciderlo e a fuggire. A sorpresa, l'incontro con Hargreaves si rivela una trappola per riottenere la nanotuta. Mentre il protagonista è in coma, Prophet riappare in forma di intelligenza artificiale e ricordi dentro la tuta. Al risveglio di pochi secondi dopo si scopre che Tara Strickland era un agente doppiogiochista della CIA, infiltrata nei cell. Libera quindi Alcatraz che raggiunge lo studio di Hargreaves, dove, con un'altra sorpresa, si scopre che il vecchio è in una camera di isolamento dove vive grazie al metabolismo rallentato. La sua immagine e voce non è altro che la proiezione dei suoi pensieri in ologramma. Hargreaves comprende infine di aver perso la corsa all'immortalità, donata dalla tecnologia. Ordina quindi l'autodistruzione dell'isola e tutto l'aiuto possibile dei Cell contro gli alieni. Mentre si scoprono alcuni fatti raccontati dai fumetti, come l'obbligo di Prophet a servire Hargreaves perché il mondo era divenuto insicuro per lui e per la tuta, il vaccino è ora ultimato e Alcatraz ha intenzione di rilasciarlo su tutta New York, tramite l'alveare principale alieno situato in mezzo a Central Park. Prima dell'arrivo di una bomba atomica dell'esercito americano, il protagonista riesce a diffondere le spore nella città e a sterminare gli alieni. Svenuto, ha una visione di Prophet all'interno della tuta, il quale spiega che questo non è altro che l'inizio di un'invasione di massa. Una volta rinvenuto, riceve una comunicazione da Carl Rush, l'altro fondatore di Crynet, e forse l'unico altro possessore al mondo di una nanotuta, che gli chiede chi egli sia, mentre Alcatraz risponde che lui è Prophet. They call me Prophet. Indipendentemente dal fatto che la storia del primo Crisis fosse banale e quella del secondo fin troppo complicata, l'universo di Crisis mi ha sempre affascinato. Vediamo cosa sarà l'EA e soprattutto la Crytek in grado di regalarci con Crisis 3 e se soprattutto riusciranno a realizzare quei plot hole non in forma di fumetti ma in forma di filmati o di gameplay giocabile. Vi rimando al video dell'intro di Crisis 3 che abbiamo già caricato su Videogiochi Italia e anche alla comprensione che la mia voce o comunque questo video sì, è stato fatto e realizzato in tanto tempo e con tanta passione, ma magari non è il massimo. Qualsiasi critica, se preferite dei riassunti in futuro o comunque degli scopriamo assieme anche più impostati sull'ironicità rispetto alla funzionalità e ai contenuti, fatemelo sapere nei commenti. Grazie e continuate a seguirci su Videogiochi Italia.